Il governo del territorio nella materia urbanistica avviene quindi tramite i cosiddetti piani urbanistici, che sono degli strumenti che appunto vanno ad introdurre una serie di vincoli e di prescrizioni per quanto riguarda le attività che possono avere appunto ripercussioni sul territorio, come ad esempio la fabbricazione di nuovi edifici e così via. Esistono quindi, come vedete, numerosi piani urbanistici che si distinguono essenzialmente per la scala di dettaglio alla quale fanno riferimento. Quindi ci sono piani che vanno a disciplinare zone più vaste e altri piani invece che vanno a disciplinare quanto deve essere rispettato su diciamo un dettaglio maggiore. Ad esempio abbiamo il piano territoriale di coordinamento, PTC, che avviene, un piano che viene effettuato a livello regionale, quindi riguarda tutta la regione. Poi abbiamo il piano regolatore generale intercomunale, che invece può diciamo, essere emesso e riguardare più comuni che vengono accorpati fra di loro in un unico piano. Poi molto frequente e molto utilizzato è il piano regolatore generale di livello comunale. Questo piano quindi viene emesso per un determinato comune e viene adottato ed approvato dal comune andando ad individuare e a mediare sia gli interessi privati che ovviamente l'interesse pubblico e collettivo. Questo piano inoltre viene preventivamente approvato viene anche approvato dalla regione e contiene quindi una serie di criteri che dovranno essere seguiti per garantire e realizzare uno sviluppo edilizio che sia il più possibile ovviamente razionale e rispettoso del territorio e degli interessi collettivi, almeno questo in principio. Poi abbiamo il piano di fabbricazione che invece va a ricadere ad un livello comunale inferiore o minore, e quindi è di maggior dettaglio rispetto al piano regolatore generale comunale. Poi abbiamo i programmi pluriennali di attuazione, i quali disciplinano gli assetti di un territorio con riferimento ad un determinato periodo. Poi abbiamo i piani attuativi, che invece anche questi sono a livello subcomunale e definiscono una serie di vincoli di urbanizzazione che riguardano le caratteristiche che devono avere le opere che saranno realizzate sulla zona alla quale fanno parte. In particolare, all'interno dei piani attuativi è possibile distinguere due tipologie di piani, degli strumenti urbanistici particolarizzati e di piani di lottizzazione. Gli strumenti urbanistici particolarizzati equivalgono essenzialmente ad una dichiarazione di pubblica utilità di un'opera, mentre invece i piani di lottizzazione sono essenzialmente dei piani di iniziativa privata che riguardano essenzialmente delle aree che devono essere urbanizzate ed edificate. E infine abbiamo i piani speciali di zona che riguardano invece ad esempio l'edilizia economica e popolare e gli insediamenti produttivi. Andiamo a vedere quindi un altro concetto che viene molto utilizzato in urbanistica, che è quello di zonizzazione. Abbiamo già visto in alcuni video precedenti che l'attività urbanistica e di governo del territorio porta, ad esempio attraverso il piano regolatore, a suddividere il territorio comunale in zone. Questa filosofia, ad esempio, è stata introdotta con la legge numero 765 del 67, cosiddetta legge Ponte,
e quindi viene utilizzato il cosiddetto principio di zonizzazione. Con questo principio si intende il fatto che il territorio comunale viene suddiviso in alcune zone ritenute omogenee. Ovviamente lo strumento utilizzato per la suddivisione in zone è appunto il piano regolatore generale. Il fine principale della suddivisione in zone è quello di garantire uno sviluppo controllato dal punto di vista urbanistico ed edilizio delle varie zone e quindi in modo tale da garantire degli strumenti urbanistici ed edilizi, degli standard urbanistici ed edilizi minimi per avere appunto una buona qualità della vita e rispettare il territorio. Esistono varie tipologie di zonizzazione, in particolare possiamo distinguere una zonizzazione funzionale, un'architettonica e una zonizzazione infrastrutturale. La zonizzazione funzionale si intende il fatto che viene associata ad ognuna delle zone essenzialmente una destinazione urbanistica. Quindi, diciamo, in ciascuna zona potranno essere realizzate determinate tipologie di opere e non altre. Poi abbiamo una zonizzazione architettonica in cui invece vengono definite quelle che sono invece le caratteristiche costruttive nonché volumetriche degli edifici che potranno essere costruiti in ciascuna di queste zone. Ed infine, infrastrutturale, vanno definiti essenzialmente per la zona alla quale fanno riferimento gli servizi e le infrastrutture che devono essere garantiti o realizzati e o possono essere realizzati. La zonizzazione, l'effetto della zonizzazione ha una ripercussione sul diritto di proprietà dei soggetti che, ad esempio, hanno la proprietà di terreni che ricadono nelle varie zone. Infatti, con la zonizzazione vengono introdotti dei limiti, ad esempio, alcuni terreni non potranno, appartengono ad esempio a delle zone sulle quali non sarà possibile edificare, altri invece appartengono contrariamente a zone dove è possibile edificare e così via. Quindi ovviamente l'effetto della zonizzazione va a ricadere sul diritto di proprietà e ovviamente i proprietari dovranno necessariamente conformare il proprio diritto di proprietà a quanto previsto nella zonizzazione. Si parla in questi casi di, ad esempio, espropriazione di valore, in quanto la zonizzazione, gli effetti della zonizzazione possono comportare dei limiti, a quella che è l'utilità di un bene privato. Tuttavia, in ogni caso, questi effetti Questi limiti non portano in generale ad un cambio della proprietà di questi beni, quindi ad un'espropriazione. Non è detto che portino ad un'espropriazione. L'espropriazione invece si ha quando all'attività di zonizzazione segue un'altra attività che è quella della localizzazione. L'attività di localizzazione è un'altra attività di governo del territorio nella quale la pubblica amministrazione va ad individuare delle opportune zone che necessariamente per l'interesse pubblico, per garantire l'interesse pubblico, dovranno essere espropriate per andare a realizzare delle opere pubbliche. Si parla in questi casi di attività ablatoria e queste zone ovviamente dovranno essere opportunamente previste all'interno e preventivamente previste all'interno dei piani e degli strumenti urbanistici. Quindi nell'attività di localizzazione, essenzialmente l'attività di localizzazione è una fase preliminare ad una successiva attività di espropriazione dei beni. Quindi, ad esempio, in alcune aree dove sarà necessario realizzare delle opere pubbliche, tramite l'attività di localizzazione, appunto, è possibile, diciamo, avviare, questa procedura. In modo tale da localizzare tutti i beni che dovranno essere espropriati.
aree cosiddette localizzate vengono sottoposte al cosiddetto vincolo preordinato all'esproprio. Ovviamente già la posizione di questo vincolo porta ovviamente ad un collasso di quello che è il valore economico preventivo che quel bene aveva prima dell'apposizione di questo vincolo.